semaforo rosso per la seconda volta, tutto regolare, aspettiamo il verde, verde è arrivato, vediamo Modena e Larini, Modena all'esterno, arriva lungo Modena, ma abbiamo comunque tre Alfa Romeo al momento al comando, Larini, Modena e Nannini partito alla grandissima, tre era arrivato all'Avos, andiamo a rivedere ancora l'arrivo lungo, subito dopo, no, il passaggio addirittura di Nannini su Modena, Nannini molto cattivo, va a toccare Modena, poi tocca. Siamo pronti al via comunque, semaforo rosso, partenza lanciata e il verde. Larini, Modena, Danner e Nissen, vedete Nissen che si accoda a Danner, Larini al comando, quattro Alfa Romeo davanti pronti a fare da lepre. Reuter, Asch, Van Ommen ancora in corsa, pienamente in corsa per il campionato, Nicola Larini davanti. Sembra poter allungare, Larini è risalito dalla sesta alla quarta posizione in campionato, andiamo a vedere Schneider, Ellen Lohr, Asch inquadrati, Schneider sta recuperando molto bene, Schneider che era stato centrato nella prima manche da Gianni Giudici con un lungo incredibile, Danner che recupera bene, aspettiamo di vedere il nostro Alessandro Nannini se sarà riuscito a recuperare, Ludwig che passa in sovrasterzo ed ecco Nannini subito dietro di lui, ci sarà una gran battaglia, Kurt Thiem che è partito dai box, uno dei fratelli Rauch. Questo è il piano Zavorra, intanto Nannini ha superato Ludwig, Nannini, Alessandro Nannini davanti a Klaus Ludwig che comunque può controllare la situazione, Nannini deve arrivare là davanti e fare questa volta sì il gioco di squadra, non deve combinare sciocchezze ma sarà veramente dura poter agguantare i primi e sfruttare il gioco di squadra, essere lasciato passare da Modena, da Danner e da Larini, dovrà fare tutto da solo, adesso vedete riesce ad allungare bene Nannini ancora all'attacco di Asch, ma è troppo presto, sa di non poter rischiare niente, Alessandro Nannini però deve mettere diverse macchine tra sé e Ludwig per tenere aperto il campionato. Problemi ancora per Nannini che non ce la fa ad agguantare Asch, la Mercedes sul dritto riesce a guadagnare qualche cosa e Nannini oltretutto ha lo svantaggio di non avere il cambio sequenziale a due leve che gli dà un grosso vantaggio, eccolo Nannini però, Nannini all'esterno arriva un po' lungo, prende la traiettoria interna e adesso dovrebbe farcela e ce la fa, vedete la grandissima trazione, l'accelerazione dell'Alfa Romeo sul bagnato, splendida dimostrazione. Nannini molto aggressivo, esce in sovrasterzo. Non dovrebbe mancare molto all'attacco, qui prima ha superato Asch, lo stesso sta facendo con Schneider, eccola l'Alfa che esce a bomba scarica tutti i 430 cavalli e passa anche Schneider. Ci vengono date segnalazioni per quanto riguarda i primi, dunque dobbiamo supporre che la classifica sia sempre Larini, Danner, Nissen, Modena, Reuter e Nannini, vedete i due inquadrati, c'è di mezzo Stigamtor che viene doppiato senza problemi, Nannini cerca di passare all'esterno, una finta poi all'interno, vediamo e c'è un contatto, c'è un leggerissimo contatto, Nannini porta fuori Reuter e riesce a passare con le buone o con le cattive, andiamo a rivedere, aspettiamo il replay.
Larini, Modena, Nissen, Nannini, Reuter e poi abbiamo Ludwig in sesta posizione. Qui vediamo c'è il testa coda di Nannini, direi a questo punto. Testa coda di Alessandro Nannini che protesta giustamente per il contatto. In questo momento il titolo è di Klaus Ludwig, Alessandro Nannini è fuori corsa, Giorgio Pianta abbandona i box, il titolo 94 se ne dovrebbe essere andato, adesso incominceranno le proteste, andrà da Norbert Haug, dai commissari di corsa, vedete Nannini furibondo che cerca di ripartire. Forse la possibilità di mantenere la posizione, vediamo che passa Ellen Lohr in questo momento. La classifica ha continui scossoni, però rientra i box Alessandro Nannini. Se non ci saranno squalifiche, come dobbiamo ipotizzare, però aspettiamo gli ultimi giri, eventualmente le squalifiche arriveranno nel dopo corsa. Si cerca adesso una sostituzione disperata di una gomma per Nannini, si cerca di tranquillizzarlo, anche se ovviamente l'atmosfera è molto tesa nel box. Nannini che sarà furibondo, mancano due giri, lì davanti c'è Ludwig. Adesso la Mercedes farà ancora di più gioco di squadra, per due giri devono tener dietro Nannini, bandiere gialle e Asche, la combinata veramente grossa. Avevamo detto che era un gentleman, speriamo che sia trattato di un errore. Nannini va a vendicarsi e queste sono cose bruttissime. Sono cose bruttissime. Nannini va a vendicarsi e colpisce Asche. Eh no, questo non è più sport, in queste vendette private non ci stiamo assolutamente. No, questa è una cosa che non volevamo vedere. Non la volevamo vedere da Alessandro Nannini, addirittura motore in fiamme, no. Proprio non ci siamo, non ci stiamo. In queste cose la vendetta di Nannini è arrivata, colpito prima da Asche e adesso è andato a vendicarsi. No, 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 proprio non ci siamo. Qui arriverà probabilmente una squalifica anche per Nannini. Il titolo se ne va nel modo peggiore. D'accordo, probabilmente c'era stata una scorrettezza da parte di Asche, che però prima aveva fatto passare Nannini. Potrebbe essere arrivato lungo, poi questo non ci sta assolutamente.